Benvenuti ad Appunti e dintorni, la nostra agenda degli appuntamenti. Estate sorzesca a Milano continua in questa serata, lunedì 23 agosto alle 20.45, nel cortile delle Armi del Castello Sforzesco, con il quartetto lunatico tra il tango, il barocco e il jazz. Omaggio ad Astor Piazzolla e Claude Bolli. Produzione Attir a cura di Associazione Canone Inverso. I biglietti a 10 euro si possono acquistare inviando una mail a info@canoneinverso.org oppure chiamando il 329 22 39 138. Programma completo della manifestazione con prenotazione obbligatoria su milanocastello.it. Altro castello, quello di Vigevano. L'appuntamento qui è con i film nella Cavallerizza dalle 21.30, ma per le norme anti-Covid bisogna presentarsi in cassa, che si trova al botteghino dentro la Cavallerizza, entro le 21. Si replica The Father, Nulla è come sembra, tra le vie residenziali della Londra benestante. Anna si reca a far visita al padre Anthony nel suo appartamento. L'uomo ottantenne è rammaricato quando la figlia gli annuncia un prossimo trasferimento a Parigi per raggiungere l'uomo che ama, e così chiede che ne sarà di lui. Biglietto a 6 euro, ridotto a 5,50 perché la tessera del sistema bibliotecario della Lomellina, 4,50 per chi possiede una movie card, gratis per gli operatori della sanità pubblica e privata. La città come palcoscenico, la rassegna organizzata dal Comune di Pavia, tanti luoghi per far vivere d'estate la città. Questa sera, in collaborazione con l'Associazione Radicula in Castello, Castello Visconteo, dialoghi in musica, Tito Bergamaschi al flauto, Alberto Cavaliezvic al pianoforte. Informazioni sul sito teatrofraschini.it oppure su teatrofraschini.vivaticket.it si possono acquistare i biglietti. La musica con la Proloco di Zerbolò, tutt'altro genere di musica, con cover italiane internazionali, grazie a Herman Brando e Alessandro Lucca. In concerto, questa sera dalle 21, la festa della Proloco di Zerbolò prevede la possibilità di cenare dalle 19.30. Occorre prenotarsi al 329 14 52 117 o 345 03 22 29 33. La festa prosegue poi venerdì e sabato, rispettando sempre le norme anti-Covid e con l'accesso mediante presentazione del Green Pass. A Dromello invece c'è venerdì la festa dello sport, c'è un grande cantautore molto acclamato in Lomellina, Mauro Starone, dalle 19.30 presso l'Oratorio San Luigi di via Trieste, e ci sarà la grigliata con servizio bar. Ingresso libero, ma è necessario prenotare per le norme anti-Covid al 338 79 82 589. Ricordiamo le fotografie di Carlo Lenti del gruppo F365 in mostra nello spazio espositivo del Magic Bar di via Emilia 36 a Voghera. L'autore ha usato colori saturi e una forma extra large di grande impatto. Immagini esposte fino al 30 di ottobre. Un pensiero per Eitan, la raccolta fondi organizzata dal Comune di Pavia in favore di Eitan Biran, il bimbo pavese sopravvissuto alla tragedia del Mottarone, in cui hanno perso la vita i genitori, il fratellino e i più stretti parenti. Qui vedete, per chi volesse contribuire, i riferimenti bancari che trovate anche sul sito del Comune di Pavia. Infine, il piano vaccinazioni lombardo, che prevede anche la possibilità di cambiare la data, l'ora e il luogo del richiamo vaccinale con un preavviso di almeno 7 giorni rispetto alla data fissata in automatico dal sistema. Potete andare sul sito prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it, potete telefonare al numero verde 800 894 545, potete rivolgervi ai postini che rilasceranno la ricevuta per andare poi al centro d'erogazione vaccini, o ancora andare ai postamat con la tessera sanitaria. Le vostre segnalazioni corredate da foto, locandine o video a info@pavia1tv.it oppure via WhatsApp al 389 25 66 296. Grazie per essere stati con noi e a domani con un nuovo Appunti e dintorni.